Forse il fattore fortuna più probabilmente una Santarelli divino, ma comunque il dato di fatto è che il Cotton ha superato lo scoglio Golbet. Oggi però c'è da difendere il secondo posto dalle mire di un nutrito gruppo di inseguitrici e da approfittare di un eventuale passo falso della Roma capolista impegnata proprio contro la squadra di Cencetti. La missione non sarà facile, il Cotton però ha solo 7 giocatori e in campo stasera scenderà anche il presidente Giuseppucci. L'avversario è la Lazio di Alessandro Benedetti, un po' attardata in classifica in virtù dei rinvii dei propri match alla ricerca di continuità dopo l'andamento fin qui molto altalenante. Amici di Fanner, ben trovati al Circolo Impari, all'ottava giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Cotton Club Lazio Calcio 8. Quasi tutto pronto per l'inizio del match. Cotton con la tradizionale maglia nera attaccherà nel primo tempo dalla destra alla sinistra dei vostri schermi. Avrà anche il primo pallone della partita. Lazio invece in tradizionale maglia biancoceleste. In questo primo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Quasi tutto pronto. Il direttore di gara chiede conferma anche a due portieri. E adesso finalmente si può partire con Artistico che ci prova subito dalla distanza. Come sempre ben trovati e il buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli. Andiamo e cominciamo con la lista dei convocati. Vi dicevo molto corta, insolitamente quella del Cotton, addirittura solo 7 giocatori in campo. Tra questi, però, c'è un certo Simone Santarelli in porta. Andatevi a vedere quello che ha fatto sul Prato di Sport City la settimana scorsa nella sfida tra Cotton e Golbet. C'è Mario Artistico, numero 10, c'è Federico Blandino, numero 6, Alessio Empoli alla maglia numero 9. Rocco Giordano la maglia numero 4. Intanto attenzione alla Lazio che prova il primo tiro dalla distanza e si fa subito trovare presente Santarelli. Vi dicevo, per concludere la lista dei convocati, gioca anche il presidente del Cotton, Maurizio Giuseppucci, per lui maglia numero 23. Qui intanto abbiamo visto un intervento invece del capitano che rimane il numero 21 e difensore centrale Alessandro Zamperini. Lazio che ovviamente approfitta di questa superiorità numerica e potrà approfittarne per tutta la partita con il primo gol che viene segnato dopo il tiro cross di Manuel Amici. C'è ovviamente la deviazione decisiva che spiazza Simone Santarelli, 1-0. Tanto un nutrito gruppo di tifosi, lo potete sentire, è venuto a sostenere la Lazio di Alessandro Benedetti. È già arrivato il primo gol prima di poter leggere la lista di convocati di Benedetti. Vi ho già detto di Manuel Amici, maglia numero 3, 11 invece per Emiliano Bongars, 14 per Andrea Celani, 6 per Roberto Crisafulli, maglia numero 5 per Cristiano Gimelli, Daniele Mariani alla maglia numero 9, Yuri Navissi la numero 7, Mattia Palmieri la maglia numero 2, Cristian Palumbo la numero 4, Fabio Pentassuia, il numero 8, Domenico San Marco, maglia numero 10, 1, il portiere Tiziano Scarfagna. Si chiude la lista con Luca Severini, altro ex all'Italia come Gimelli, per lui la maglia numero 13. Vi dicevo poi di quello che è l'andamento della Lazio che cerca conferme questa sera dopo una serie, insomma, di risultati altalenanti, ma soprattutto dopo due rinvii alla settima giornata ne ha subito un altro per impraticabilità del campo. Non ha potuto giocare la sfida contro lo Steaua 2005, aveva già subito un rinvio alla seconda giornata contro il Peperino. Lì una situazione incresciosa con gli arbitri che non si erano presentati, dunque evidentemente Lazio e Peperino che non avevano potuto disputare la loro partita. Proseguiamo seguendo questa della Lazio che viene portata avanti da Cristiano Gimelli che può provare a metterla al centro, ci prova adesso, c'è l'anticipo di Zamperini che prova subito ad andare in avanti da Mario Artistico, Artistico che è tornato al gol proprio nella partita più importante, quella della scorsa settimana in campo
della Golbet, il Cotton ha vinto una partita molto sporca ed effettivamente ha avuto soltanto due occasioni. Santarelli ha parato l'impossibile, ma il risultato finale è stato comunque di 2-0 ed ha dato sicuramente ragione alla squadra del presidente Giuseppucci, ma ha dato soprattutto ragione, ha certificato, se ce ne fosse bisogno, un portiere come Simone Santarelli, davvero decisivo è il risultato in questa sfida. Qui intanto va a impostare Giuseppucci, prova subito a portare la palla in avanti verso Rocco Giordano, che ha un po' di campo e allora prova a spingere, poi bellissimo l'assist a servire Artistico che incrocia di poco fuori. Qui si arrabbia il mister della Lazio, Benedetti, lo avete sentito, Lazio colta un po' impreparata da questa discesa di Rocco Giordano. Ci riprova allora la Lazio. Ovviamente non ha fretta più di tanto di accelerare. Amici, questa volta prova a metterla al centro. Si passa per Pentassuglia. Ancora il numero 8 in possesso di palla. Adesso va a allargare da Manuel Amici. La butta ancora dentro verso l'area di rigore. Decisiva copertura difensiva da parte di Federico Blandino. Ancora Blandino in possesso di palla. Prova ad uscire, ma non ci riesce sul pallone. Allora prova ad avventarsi anche un giocatore in maglia bianco-celeste, in particolare la punta, il numero 9, Daniele Mariani. Per Mariani finora 3 gol in stagione. Il capocannoniere è il numero 10, Domenico San Marco, che ne ha segnati 5, scusatemi. Per il Cotton invece è Piro, autore di 6 gol in stagione. Ha segnato anche lui contro la Golbet, primo gol per lui, oltre ovviamente a quello di Mario Artistico. Qui intanto il Cotton può approfittare di un calcio da fermo nella metà campo offensiva, almeno questo è quello che sembra, anche se Artistico va in realtà va soltanto a cambiare il pallone, reputando questo troppo sgonfio. Oggi vi dicevo un Cotton particolarmente in difficoltà, non è potuto presentarsi neanche l'allenatore Flaviano Pinna. In panchina c'è Michele Scatarsi, che è il responsabile della comunicazione del Cotton Club. Già, vi dicevo invece di Maurizio Giuseppucci, il presidente in campo. È lui colonna difensiva assieme a Zamperini. Adesso rimane ultimo uomo. Il Cotton vuole approfittare di questo calcio di punizione da fermo con Artistico, che batte proprio a cercare Zamperini fuori misura. Qui la soluzione indirizzata verso la testa del numero 21, che subito risale ovviamente in ripiegamento difensivo. Artistico, l'uomo più avanzato, assetto difensivo invece, che adesso sembra a 3 anche con Giordano, che per il Cotton è andato ad abbassarsi. Qui intanto sale la Lazio con il proprio capitano, che poi decide di scaricare verso Fabio Pentassuglia. Sterza e decide di allargare il gioco verso sinistra, ritorna nuovamente in possesso di pallone e prova anche il tiro deviato da Zamperini in calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo con Severini, che chiede il pallone esternamente dall'area di rigore. Prova effettivamente a servirlo il battitore del calcio d'angolo, in maniera però particolarmente inefficace, scusatemi. Giuseppucci va lui ad impostare centralmente, bella la verticalizzazione, a cercare Artistico, che però è chiuso in una maglia di 3 uomini biancocelesti. Biancocelesti che allora provano la ripartenza, verticalizzazione sempre centrale, rischiano ma riescono comunque a mantenere il possesso del pallone. Appoggio per Manuel Amici.
decide di allargare il gioco sulla sinistra, poi torna nuovamente in possesso del pallone. Al posto di far partire il cross, decide invece di servire Severini, che prova a liberare il tiro che viene ribattuto. C'è però Cristiano Gimelli pronto ad alimentare l'azione offensiva della Lazio. Decide di scaricare a sinistra, occhio perché è partito il numero 8 Pentassuia. Anche qui però ottima la risposta di Simone Santarelli. Altro calcio d'angolo allora, sempre affidato a Fabio Pentassuia. La va a battere il colpo di testa di Zamperini, a spazzare. Allora il Cotton prova la ripartenza in contropiede con Artistico che si è lanciato, Giordano che deve provare a servirlo e invece tenta direttamente la conclusione, poco alta, sopra la traversa. Giordano che comunque sembra essere un avversario molto difficile per la difesa della Lazio, che non è riuscita ancora a prendere le misure del numero 4 del Cotton. È già la seconda volta che si avventura verso l'area di rigore presidiata da Tiziano Scarfani ed è la seconda volta che la Lazio rischia di subire il gol del pareggio. Tanto siamo già dall'altra parte con Manuel Amici, scambia verso Severini il tocco corto, torna indietro da Fabio Pentassuia. Si riparte allora dalla fascia sinistra. Il pallone viene allargato in questo istante proprio dal capitano Palmieri, messo fuori però dalla difesa del Cotton Club. C'è un fallo però probabilmente fischiato in attacco, dunque il calcio di punizione è proprio per i padroni di casa del Cotton. Qualche altergo in campo tra Zamperini e Blandino, adesso in possesso di palla, apre sulla destra dove c'è Giuseppucci, deve provare la verticalizzazione, preferisce andare corto verso Giordano, poi Empoli, Zamperini e ancora Blandino. Non deve perdere il pallone, glielo dice su Giuseppucci, e allora il numero 6 va prontamente a servire il suo presidente. Palla ad Artistico che non riesce a controllare, chiede il fallo, il direttore di gara non fischia nulla. Può ripartire allora la Lazio. Procede centralmente con Severini che allarga sulla destra, controllo difficile quello di Amici che poi non commette fallo probabilmente. Il direttore di gara però ha fermato il gioco, è rimasto a terra un giocatore del Cotton, probabilmente Giordano, sì. Anzi, scusatemi, Federico Blandino. Siamo tutti e due là, andiamo a duolo, Direttore di gara che comunque ha visto un'irregolarità da parte di Luca Severini, dunque si ripartirà dal calcio di punizione. Pronto alla battuta c'è il capitano Alessandro Zamperini. Potrebbe andare direttamente verso l'area di rigore, prova la verticalizzazione centrale con l'ostruzione da parte dei giocatori della Lazio, riconquistano comunque il possesso di palla quelli del Cotton. Si ripassa per Zamperini, poi Blandino, marcato stretto fra due giocatori, deve uscire da una situazione complicata, ci prova ma non ci riesce. Allora il pallone è centrale verso Severini che poi va a servire il compagno, forse perde un tempo di gioco, ancora però riesce a liberare il destro con Santarelli, che non la tocca ma la battezza fuori. Palla lunga a cercare sempre Mario Artistico, ancora complicato però il controllo, deve fronteggiare praticamente da solo tutta la difesa della Lazio. Infatti sembra agire molto bene su Artistico, meno invece sulle scorribande offensive degli altri giocatori del Cotton. Qui provato il cambio di gioco, capisce tutto e va in anticipo Zamperini, che poi serve direttamente Mario Artistico, mantiene il possesso del pallone e va ad allargare verso Blandino, che sterza ancora bene, prova ad accentrarsi ed arrivare in zona tiro, preferisce tornare da Artistico, che fa partire il tiro molto strozzato e poco veloce e poco preciso qui il tiro del numero 10. Avverte ancora forse
le temperature veramente proibitive questa sera qui all'Empire per una partita che è anche iniziata con un po' di ritardo artistico, che comunque si è mosso bene come tutto il Cotton in questa occasione. Chiaro che fa bene il numero 10 a provare le sue giocate. Chiaro che qualcuno non gliene riesca, ma quando gli riescono è davvero implacabile. Qui intanto Pentassuglia va a riaprire il gioco della Lazio. Si passa per Severini e ancora Pentassuglia. Mette a terra, marcato stretto da Oliva, poi va ad allargare sulla sinistra la chiusura di Giuseppe Puccin, fallo laterale. Qui la Lazio forse si incespica da sola. Zamperini prova sempre il lancio lungo per Artistico, che però era risalito in ripiegamento difensivo. Dunque si va a scusare il capitano del Cotton Club con il suo attaccante. Si riparte da Mattia Palmieri, sempre in possesso di palla. Recupera però il Cotton Club con il velo di Artistico, verso però nessuno dei compagni che potesse riceverlo. Riparte allora la Lazio senza soluzione di continuità. Manuel Amici allarga sulla sinistra, c'è Luca Severini, marcato stretto da Rocco Giordano, che riesce a tornare in possesso di palla e prova a salire. Prova anche il servizio per Artistico e viene chiuso in fallo laterale. Giuseppucci alla rimessa laterale, prova sempre a servire Artistico, chiuso però da tutta la difesa della Lazio, rientrata in ripiegamento. Amici per Pentassuglia, torna in possesso di palla il numero 8, fatica a trovare un varco, ci prova adesso. Bello il pallone che trova sulla destra, ancora l'opposizione di Giuseppucci per il calcio d'angolo della Lazio. C'è Pentassuglia pronto per la battuta, ancora una volta Zamperini che prova a spazzarla fuori, poi Giordano a metterla a terra e ha subito il fallo il numero 4 del Cotton, uomo in più fino a questo momento per la squadra di casa. Ha già battuto il calcio di punizione, si conclude l'azione con questo tiro dalla distanza tentato da Artistico con il Cotton che chiede il timeout, ovviamente va a riposarsi dopo sostanzialmente 15 minuti di gioco. Si riparte dalla rimessa dal fondo che andrà a battere Tiziano Scarfagna. Subito va all'appoggio comodo. Sale allora la Lazio in vantaggio 1-0 quando mancano circa 10 minuti, anche qualcosa di meno alla fine del primo tempo. Cristiano Gimelli allarga verso Crisafulli, poi il pallone è sulla destra. Provato il cambio di gioco con il recupero avanti a tutti di Blandino, l'opposizione di Pentassuia che poi va a servire il compagno San Marco che viene messo a terra ma in maniera regolare. Riparte allora il Cotton Club, Giuseppucci prova a ragionare, poi va all'appoggio d'Artistico che riesce a servire Empoli, si passa con il pallone indirizzato verso Blandino da parte di Rocco Giordano, fuori misura però il passaggio verso il numero 6 del Cotton Club. Gimelli, ancora il numero 5 ex Alitalia in possesso, scarico verso Crisafulli, torna da Gimelli. Lazio che sembra giocare un po' con il cronometro in questa fase finale di primo tempo. Pentassuglia allarga a destra verso Mattia Palmieri che tenta ancora un altro appoggio sulla sinistra, tutto libero centralmente. Pentassuglia non viene servito, prova allora la ripartenza il Cotton, la porta Giordano, c'è l'interdizione però di Pentassuglia e il possesso allora che è ancora della Lazio.
toglie il possesso da solo sostanzialmente, però il numero 8 e allora prova la ripartenza il Cotton, ripartenza che viene fermata in maniera regolare e poi va Empoli a spezzare il ritmo del gioco con la rimessa laterale della Lazio, la batte il capitano Palmieri. Gimelli. Questo mai succede. Cotton che questa sera torna in casa tra mille difficoltà, vi dicevo, la lista dei convocati è ridotta sola a 7 uomini dopo la sconfitta storica rimediata nell'ultima uscita qui all'Empire contro la Roma di Ferretti. Qui intanto seguiamo l'azione portata avanti da Pentassuglia, scambia indietro verso San Marco, poi allargato il pallone a Cristiano Gimelli. Gimelli ancora, torna da San Marco. Prova la conclusione, poi preferisce tornare verso il compagno. Il pallone si perde sul fondo con la chiusura di Alessandro Zamperini a favorire la rimessa dal fondo che andrà a battere Simone Santarelli. La effettua lunga a cercare Artistico che riesce questa volta a mantenere il possesso del pallone. Va a duello poi con Mariani, ecco, scusatemi, con Mattia Palmieri. È costretto a cedere la rimessa agli avversari. Vi dicevo del Cotton che ha perso qui la sfida contro la Roma, andando a perdere, pensate, dopo una serie utile di risultati positivi che durava dal 19 settembre 2016, ha perso qui il 21 novembre 2017. Questo ci dice tanto dei record di questa squadra che in questo filotto di 41 risultati utili consecutivi e 32 vittorie consecutive, soprattutto 364 giorni di sole vittorie, ha vinto tutto, ha vinto la stagione regolare lo scorso anno, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto i playoff e quindi ovviamente lo scudetto della Lega Calcio 8 e si è confermata anche alla prima uscita stagionale vincendo la Supercoppa contro il Cottini Stabano Gomme. Intanto vi ricordo che questa partita, come vi dicevo già in fase introduttiva, è particolarmente interessante ed importante in chiave classifica, specialmente per il Cotton Club, Cotton che al momento è secondo solitario, ma che potrebbe essere incalzato da un gruppo di tre inseguitrici, Peperino e Bar Crystal su tutte, ma c'è anche il Bacci Football 8 in caso di sconfitta. Questo è vero, allo stesso tempo vediamo se si batte prima il calcio di punizione. Molto brevemente, è anche vero che può approfittare di Golbet Roma. Prova Artistico a giro sulla ribattuta. C'è Blandino che deve provare a ributtarla dentro. Ci riesce, ma c'è il salvataggio sulla linea. Zamperini, Santarelli, altro lancio lungo a cercare Artistico, c'è l'anticipo ma poi il recupero palla, sempre di Mario Artistico che sterza subito verso la porta, poi scambia, torna nuovamente in possesso di palla, viene messo a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Artistico che ha già lamentato durante il timeout un trattamento secondo lui non molto corretto degli avversari. Intanto seguiamo questa azione di ripartenza della Lazio, c'è il servizio per Palmieri che però inciampa sul pallone e allora prova a spingere il Cotton Santarelli che va subito a cercare Rocco Giordano, Giordano che viene fermato e allora prova a ripartire la Lazio con Amici, palla per Celiani che cambia tutto. San Marco. Tenta direttamente la conclusione murata da Giuseppe Pucci in calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo. Pentassuglia allarga a destra, torna nuovamente in possesso di palla e poi procede allargando sulla destra verso Andrea Celiani. Pentassuglia,
San Marco. E poi il tiro tentato dalla distanza da parte di Fabio Pentassuglia, molto lontano dal bersaglio grosso. C'è un timeout, questo sì chiesto dal Cotton, erroneamente gli aveva attribuito il precedente che invece aveva chiesto il mister della Lazio, Alessandro Benedetti, rimarrà poi circa. Concluso il timeout, non uno ma 2 minuti segnalati dall'arbitro prima della fine del primo tempo. Prova a spingere il Cotton, cerca ovviamente il pareggio in questa fase finale di primo tempo. Giordano che riesce a liberare Blandino, pallone per Artistico, bello il passaggio, poi il tiro di Alessio Empoli, angolato di troppo. Riparte la Lazio in quella che potrebbe essere l'ultima azione di questo primo tempo. Cristiano Gimelli. Pentassuglia. Avanza verticalmente. Si ripassa per Gimelli. Prova a liberare la conclusione. Chiede scusa ai compagni. Imprecisa e molto alta sopra la traversa. C'è tempo per un'ultima azione del Cotton. Lancio lungo, sempre a cercare Artistico. Questa volta la mette a terra bene Artistico. Poi prova ad incrociare e prova il tiro a giro. Anche questa volta lontano però dal bersaglio grosso. Intanto prende palla Tiziano Scarfagna e va subito da Crisafulli. Si gioca ancora comunque il fallo viene fischiato il fallo viene fischiato ai danni di Alessandro Zamperini, dunque c'è il calcio di punizione che l'arbitro farà giocare. Vediamo se si concluderà qui il primo tempo. L'arbitro aveva indicato 2 minuti, che almeno secondo il nostro cronometro sono abbondantemente passati. Artistico ai limiti dell'area di rigore, a terra non c'è fallo secondo il direttore di gara. Eccolo il duplice fischio dell'arbitro, si chiude qui il primo tempo e avanti la Lazio, ma solo 1-0. Il Cotton sta giocando dal primo minuto in inferiorità numerica. Quasi tutto pronto, arriva adesso il fischio del direttore di gara per il secondo tempo di Cotton Club Lazio Calcio 8, Circolo Empire. Siamo all'ottava giornata di campionato con la Lazio che è in vantaggio 1-0 sul Cotton Club. Cotton, che lo ricordiamo, al momento è secondo da solo, in caso di sconfitta potrebbe essere raggiunta da una o da 3 squadre, stiamo parlando di Peperino, Bar Crystal e Bacci che seguono a meno 3 punti e tallonano la squadra del presidente Maurizio Giuseppucci, presidente questa sera anche giocatore in campo con il numero 23. Cotton, che ha davvero una missione difficile in questi 25 minuti, cercare di ribaltare i risultati, ma gioca dal primo minuto in inferiorità numerica. Qui intanto incredibilmente va Cristian Palumbo a portarsi il pallone fuori dal rettangolo di gioco, addirittura senza essere marcato. E allora subito Santarelli va a servire Artistico, stavolta in posizione più decentrata per cercare di portare avanti i suoi. San Marco sterza e mantiene il possesso del pallone, prova subito a riportarsi in avanti. San Marco ancora sterza e poi cerca il tiro, poi la tira indietro, c'è il tiro a giro da parte di Roberto Crisafulli, stavolta Santarelli prova a metterla fuori ma non ci riesce, è il raddoppio della Lazio. Giordano Giuseppucci prova a partire, scatta addirittura sulla fascia destra. Chiuso è lui che si è trascinato la palla fuori. Pentassuglia su
sulla destra, poi preferisce tornare indietro, ancora Pentassuglia, largo ancora sulla destra, prova la Lazio a riversarsi ancora in avanti, poi lo scarico indietro a favorire San Marco che può tentare la conclusione ma è marcato stretto da Zamperini e da Blandino, allora deve avanzare e tornare indietro da Gimelli. Che allarga nuovamente verso Pentassuglia, scusatemi, verso Cristian Palumbo. Bello lo stop. Poi il pallone per Crisafulli. Si passa centralmente, prova Blandino a recuperare il pallone. Ci riesce Zamperini che poi innesca Rocco Giordano. L'apertura a cercare Artistico che controlla e prova la conclusione dalla distanza alta sopra la traversa però. Quarto minuto di gioco, intanto in contemporanea a Sport City, attendiamo notizie dall'altra sfida molto interessante per la vetta delle classifica che racconta Cristiano Colagrossi, Golbet contro Roma Green Club, il Cotton sta perdendo 2-0 contro la Lazio, vediamo cosa fa la Roma e se ha la possibilità di allungare ulteriormente sulla diretta inseguitrice che, a questo momento, che in questo momento è il Cotton Club. Qui intanto c'è un ottimo recupero palla sempre da parte di Alessandro Zamperini che poi preferisce andare da Blandino, è lui che avanza e che scatta, allarga verso Giordano. Il cross a cercare Artistico messo fuori, poi in anticipo su tutti c'è ancora Zamperini, allarga sulla destra da Artistico che prova a scattarsi, arrivare in zona tiro, qui ha commesso il fallo probabilmente Artistico, va a muso duro poi a discutere con il direttore di gara, viene anche ammonito il numero 10 da parte del direttore di gara. Partita complicata ovviamente anche per Mario Artistico che si trova questa sera da solo a sostenere l'attacco del Cotton Club. Pentassuglia. Qui intanto ci sono ancora un po' di polemiche in campo, in particolare tra Giuseppucci e Cristian Palumbo. Adesso sta provando Zamperini a cercare di
calmare il presidente, questa sera anche giocatore del Cotton Maurizio Giuseppucci. Mentre nel frattempo c'è stata l'uscita di Matteo Palmieri, dunque il capitano di Mattia Palmieri, scusatemi, dunque capitano è Fabio Pentassuglia, che era capitano anche durante la stagione scorsa. Ricordiamo che la Lazio perse incredibilmente il playoff da 2 contro il Tormarancia. Tanto artistico, prova ad arrivare in zona tiro, poi scarica indietro. Blandino, Empoli prova a far partire il cross, chiuso in calcio d'angolo. C'è solo rimessa dal fondo, però, anzi, scusatemi, perché è stato Empoli l'ultimo a toccare. Subito con Scarfagna, Palumbo. Qui intanto buona la posizione per la punizione che andrà a battere Mario Artistico, specialista anche di questa fondamentale ovviamente. Siamo a 9 minuti nel secondo tempo, Lazio che conduce 2-0. Artistico con il sinistro prende la barriera, ancora sul pallone, prova sempre a giro, non trova la deviazione nella porta. Dunque si ripartirà dalla rimessa che andrà a battere Tiziano Scarfagna. Scarfagna praticamente che questa sera non è stato mai chiamato in causa, anche perché le poche azioni, i pochi tiri del Cotton non sono comunque arrivati sullo specchio della porta, anche se va detto il Cotton è andato in un paio di occasioni vicino al gol dell'1-1 durante il primo tempo, in questo secondo invece un po' più di fatica. Qui prova la Lazio ancora a riportarsi in avanti con la verticalizzazione a favorire Andrea Celiani che riceve ai limiti della bandierina con Giuseppucci che controlla l'uscita del pallone e restituisce a Santarelli pronto alla rimessa dal fondo effettuata proprio in favore del presidente, questa sera anche giocatore con il numero 23 Maurizio Giuseppucci, prova avanti, c'è l'interdizione di Pentassuglia. Pentassuglia che allarga sulla destra. Poi il pallone arretrato e il servizio a cercare Pentassuglia ancora. Prova a partire lui per vie centrali, allarga adesso sulla sinistra verso San Marco che torna verso Pentassuglia, poi la verticalizzazione e il pallone ancora per San Marco che prova ad arrivare in zona tiro, poi preferisce darla e allora arriva alla chiusura. Giuseppucci prova il rinvio, è costretto però a concedere la rimessa laterale dopo forse un malinteso probabile con Blandino. Palla che avanza, prova allora Artistico ad arrivare in zona tiro, chiuso all'ultimo da un ottimo intervento di Crisafulli, questa sera davvero l'uomo partita dopo il gol del 2-0. Il pallone di Empoli allargato verso Artistico che prova il tiro, forse il cross. Anzi, scusatemi, era Giordano che poi ha cercato Artistico sul secondo palo, tutto fuori misura. Amici intanto prova la partenza sulla destra, viene chiuso bene da Blandino che poi va a scontrarsi con il compagno Zamperini che riesce comunque in una bellissima giocata a tornare da Blandino che però la perde. Allora San Marco, il rimorchio arriva a Pentassuglia a recuperare, però c'è ancora
Blandino che prova poi la ripartenza, subisce il fallo, andrà a battere il calcio di punizione. Subito il servizio di Giordano a cercare ancora Artistico, si alza un campanile. Mario, tirala! Giuseppucci a cercare Artistico, pallone chiuso fuori, allora c'è San Marco che prova subito il servizio centrale, arriva però Blandino a spazzare, addirittura a servire Giordano che arriva in zona tiro, Giordano! Scarfagna non va a bloccarlo e allora va ad accorciare le distanze il numero 4 del Cotton, 1-2. Subito l'interruzione per il timeout chiesto da Alessandro Benedetti. Dunque si riparte dopo il timeout, il Cotton ne ha a disposizione ancora uno che probabilmente poi andrà a spendere. Il parziale comunque è di 1-2 dopo il gol di Rocco Giordano, decisamente il migliore del Cotton fino a questo momento. Ci sono altri 10 minuti da giocare, 10 minuti per la Lazio per cercare di legittimare il vantaggio e tentare di stemperare la voglia di remontata del Cotton, 10 minuti invece per il Cotton per compiere l'impresa con Pentassuglia che tenta subito di liberare la conclusione alta sopra la traversa, ma Santarelli copriva lo specchio. Artistico riceve palla largo a sinistra, chiuso fra due, prova a servire il compagno Blandino senza riuscirci. Grande anticipo poi di Zamperini che allarga ancora verso Artistico che tenta la conclusione o il cross a cercare Giordano. Troppo lungo però perché il numero 4 potesse andare alla conclusione. C'è stata comunque una deviazione biancazzurra, anzi no, c'è la rimessa con il Cotton che sale timidamente in pressione. Mariani allarga verso San Marco, a rimorchio c'è anche Palmieri, rientrato in campo per questa fase finale di secondo tempo. Arriva il cross di San Marco, nessuno però a riceverlo in area di rigore del Cotton. Si riparte dalla rimessa dei padroni di casa. 15 adesso sul cronometro, parziale sempre di 1-2. Zamperini lungo, controllo così e così, quello di Artistico che poi va a servire un avversario. San Marco riesce a smarcarsi, si avventa verso la porta, prova ad incrociare, prova adesso il tiro a giro e poi sotto porta c'è la deviazione per il 3-1 della Lazio con l'assist illuminante del numero 10 e poi il gol è 3-1. Gol realizzato dal numero 9, Daniele Mariani. Rocco Giordano. Pallone verso Oliva. Giuseppucci. Palla centrale, qui sbaglia Giordano, prova allora la ripartenza. La Lazio che prova ad andare in avanti, poi il pallone allargato sulla destra. Artistico, scusatemi, ovviamente San Marco. Il tiro ancora, la parata decisiva da parte di Santarelli. San Marco ancora scatenato in questa fase di secondo tempo, preferisce tornare indietro. Chiamato in causa Scarfagna. San Marco. Giuseppucci a spazzare fuori il pallone. Serve Zamperini. Poi qui rischia Santarelli, c'è la conclusione allora di San Marco di pochissimo alta sopra la traversa.
artistico ancora per Giordano. Ancora la conclusione, stavolta è di Federico Blandino. Accorcia nuovamente le distanze. Il Cotton Club è 3-2 e c'è ancora partita. Pentassuglia avanza con il pallone, poi scarica sulla sinistra da Palmieri, chiuso in fallo laterale da Giuseppucci. Battuta la rimessa, cercato San Marco che si smarca bene, poi la chiusura di Blandino che prova la ripartenza, è costretto a sterzare e a tornare indietro verso Zamperini, che subisce il fallo, già battuto. Oliva avanza, poi allarga sulla destra verso Giordano che parte ancora, si avventa verso la porta, tenta un tiro cross che Scarfagna fa suo. Scarfagna ancora con la palla lunga, trovato Zamperini che mette a terra, controlla bene. Si passa per Santarelli, c'è Giuseppucci libero, ma Santarelli preferisce andare lungo. Sul pallone arriva Oliva, poi viene allargato verso Blandino. Oliva sulla destra a cercare Rocco Giordano. Prova a partire, poi torna da Oliva, che controlla bene, scarica da Blandino, ancora tiro tentato da Blandino e sulla ribattuta prova Giuseppucci, il pallone rimane lì e allora la conclusione di Rocco Giordano, incredibilmente vicino il Cotton al 3-3. Giordano, la battuta del calcio d'angolo messo fuori, ci sarà rimessa in zona d'attacco, andrà Giuseppucci a batterla. Va con la palla per Giordano che deve ridargliela, è chiuso, si riparte sempre dalla linea di rimessa e sempre da Giuseppucci, questa volta va a lungo verso l'area di rigore a cercare Zamperini, tutto da rifare, ma Cotton comunque rimane nella metà campo offensiva quando mancano 5 minuti al termine della partita, il parziale è 2-3. Ancora a cercare Zamperini, ancora una volta però difficile trovarlo quando tutta la Lazio era andata a chiudere sul numero 21 di cui conosciamo e conosce soprattutto Benedetti e tutti i giocatori della Lazio, le doti aeree. Oliva indietro, si passa per Zamperini. Giuseppucci in fase un po' avanzata, preferito invece Blandino che può andare a impostare per artistico, sempre largo sulla sinistra, prova il passaggio ad auto smarcarsi, sostanzialmente è costretto a cedere la rimessa dal fondo a Scarfagna che non la batte però perché prima il Cotton si avvale dell'ultimo timeout disponibile della partita prima degli ultimi 5 minuti. Scarfagna. Crisafulli chiama lo schema, lungo, ci arriva Zamperini, alza subito il campanile a cercare Giuseppucci che poi va subito in avanti verso Artistico, pallone spazzato via dalla portata del numero 10 del Cotton, ancora Zamperini sempre a cercare Artistico, ancora una volta chiuso da Gimelli, vediamo se c'è il fallo. Artistico intanto si accascia, probabilmente ha subito il fallo, infatti vanno a protestare i giocatori della Lazio. Thank you.
tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Tre gli uomini che Scarfagna ha voluto in barriera. Sul pallone c'è Federico Blandino, parte, cerca artistico, poi la rimette verso l'area di rigore. C'è la spizzata di testa di Zamperini, si alza un campanile su cui prova ad avventarsi Giuseppucci a duello con il numero 9 della Lazio, che riesce a servire il compagno. C'è però Santarelli che va a neutralizzare, e ci sono 3 minuti ancora da giocare secondo il direttore di gara. Mi pare di aver capito. Comunque il gioco si arresta e si ripartirà da un calcio di punizione per il fallo del numero 23 Giuseppucci su Domenico San Marco. Anzi, scusatemi, ovviamente su Mariani, con San Marco che però andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Deve resistere, deve provare a resistere il Cotton Club e poi provare a riversarsi in avanti. C'è comunque Rocco Giordano nella metà campo offensiva, nell'eventualità che il Cotton riesca a prendersi il pallone, magari su una ribattuta della barriera. Sono 24 minuti sul cronometro. Le condizioni climatiche sono diventate proibitive. Parte il numero 10 San Marco. C'è effettivamente la ribattuta, poi ancora San Marco. C'è un tocco, l'arbitro indica la bandierina, dunque ancora sofferenza per il Cotton e calcio d'angolo per la Lazio, calcio a 8. Pallone ancora in area di rigore. Giuseppucci prova a metterla fuori. C'è rimessa dal fondo a giudizio del direttore di gara. Santarelli allora subito per Zamperini. Lazio non perfetta nel ritorno indietro. Va a spazzare Pentassuglia. Poi abbraccia il pallone Santarelli. È rimasto comunque nella propria area di competenza. Zamperini prova il cambio di gioco a favorire Giordano. Si riparte dalla rimessa laterale. Pronto alla battuta Giordano, già effettuata per Oliva. Ancora Giordano, ancora rimessa laterale Cotton Club. Sul nostro cronometro è scattato il 25esimo minuto. Scusatemi, l'ultima rimessa è stata attribuita alla Lazio, ma il Cotton ha già recuperato il pallone. Ma non c'è più tempo, il direttore di gara fischia la fine di Cotton Lazio. Vince la Lazio 3-2, supportata anche da una nutrita schiera di tifosi. Il Cotton ci mette tutto l'impegno, la classe e la dedizione, ma ovviamente giocando 50 minuti in 7 uomini, più di così non poteva fare contro una agguerritissima e ambiziosissima Lazio.